Rassegna stampa di oggi, 4 marzo 2018, questa è la prima edizione. La rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta GTV. Elezioni, Italia al voto, fai file ai seggi e disagi per bollino antifrode. Affluenza alle 12, in aumento al 19%. Seggi aperti fino alle 23 comunque. Segnalate rallentamenti da Roma a Milano, caso a Palermo dove nella notte sono state ristampate 200.000 schede. Il numero dei votanti a metà giornata è in aumento di circa 4 punti rispetto al 2013, ma 5 anni fa si votò su 2 giorni. Strage di Latina, Luigi Capasso ha lasciato un assegno da 5.000 euro per l'amante. Corriere della Sera scrive che il carabiniere che ha ferito gravemente la moglie e ucciso le loro 2 bambine prima di suicidarsi ha lasciato un assegno anche per la donna con la quale aveva una relazione. Alla compagna invece un biglietto lasciato sul letto con poche parole: non dovevi farlo. Elezioni, così aiutiamo i 25.000 maggiorenni con sindrome di Down a esercitare liberamente il diritto di voto. In occasione delle politiche, l'Associazione Italiana Persone Down ha lanciato il progetto Il tuo voto conta. L'obiettivo è anche aumentare la consapevolezza tra familiari e amici. A Roma la mamma di una ragazza disabile ha organizzato una finta votazione con schede senza simboli per rendere familiare il procedimento. Chi è dipendente da apparecchiature salvavita comunque può votare da casa. Germania sì a grossa coalizione tra CDU e SPD. Angela Merkel, cancelliera per la quarta volta. Sconfitti l'AfD e i giovani socialisti. Con il 66% di sì, un risultato molto più largo del previsto, i 463.000 iscritti al Partito Socialdemocratico Tedesco si sono espressi a favore dell'accordo di coalizione firmato il 7 febbraio scorso tra l'Unione Cristiana Democratica e appunto la SPD. Elezioni, tutti i rischi per Renzi nell'ultima roccaforte. La Toscana rossa non c'è più e la Costa si rivolta contro il segretario. Ammassa il RAS locale Andrea Rigoni, con non confermato in Parlamento, definisce Scagnozzi commissari inviati nelle province ribelli dal PD toscano, diretto dal renziano doc Dario Parrini. E c'è la partita delle candidature con i troppi big catapultati, dalla ministra dell'istruzione Valeria Fedeli a Pisa, a danno di leader locali come Ruscento Gelli, a quella della difesa Pinotti. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta GTV. Buon proseguimento con la programmazione.